mamma, quanto lavoro! Quest'anno le letterine sono... Ma guarda, guarda, guarda! Ed è solo una delle tante scatole, Babbo Natale! Scusami, sto finendo questa letterina che è bellissima! Perché quest'anno devi sapere che c'è un Babbo Natale green. Che cosa vuole dire? Vuole dire che io sto trovando letterine dei bambini e delle bambine. Stanno cercando un mondo migliore. Mi parlano di piante, perciò questi bambini gradiscono avere il verde. Vedi qui c'è Davide e Silvia che vogliono tutte e due degli alberi da piantare nel loro giardino. Guarda, Babbo Natale, io ho una seria difficoltà. Abbiamo appena vuotato questo scatolone, ma sono piena di scatole zeppe, zeppe di letterine. Guarda qui, caro Babbo Natale, io vorrei la gioia nel mondo. E qual è il miglior modo di dare gioia se non insegnando ad amare e rispettare l'ambiente? Io ti passo andiamo, qualcosa andiamo, di dai, nuovo. Dammeli, dammeli. Allora, sono ecco, bellissime. Ecco, vedi, questa è molto semplice questa lettera. Però anche loro vogliono tanti bei regali per Natale e vogliono qualcosa di diverso, quindi credo che la nostra campagna sia perfetta quest'anno. Che sì, ne pensi? Penso. No, ma dice anche dei giocattoli ecologici vogliono. Allora facciamo una cosa, perché non realizziamo un bel video tutorial per le feste ormai alle porte e spieghiamo ai nostri piccoli amici, che ci danno una mano anche con le letterine, e alle loro famiglie, come evitare di sprecare gli imballaggi dei regali e ancora i contenitori dei panettoni, le forchettine, i piatti di plastica, le candele e tutto ciò che renderà più bello le nostre feste. Eccomi qua, è arrivato il momento più magico del Santo Natale. Sì, Babbo Natale, è un momento magico, però dobbiamo ricordarci della promessa fatta ai nostri piccoli amici e alle loro famiglie, perché durante il Natale si producono tanti rifiuti particolari e noi spiegheremo loro come differenziare. In questo periodo la terra ha bisogno di un aiuto, ecco perché io vi dico di essere green. Perché? Perché noi daremo una mano ai nostri ragazzi, alle nostre famiglie. Infatti nei 22 comuni di Aro 7 Lecce si farà la raccolta differenziata con il porta a porta, quindi saremo sicuramente bravissimi a casa a mettere da parte carta, cartone, plastica, metalli e diminuiremo al massimo la frazione indifferenziata. Sono tanti gli imballaggi che entrano nelle vostre case. Per esempio? Per esempio, ti dico una cosa, una chicca. Se ogni italiano differenziasse correttamente carta e cartone, non lo so, due confezioni tra pandoro e panettone, una di torrone, due scatole che contengono la pasta, due giornali, due riviste, si potrebbero raccogliere a testa 120.000 tonnellate di rifiuti. È una grossa soddisfazione per la terra, per Babbo Natale, ma per tutti noi. E allora proviamo a spiegare come possiamo mettere da parte queste, se non 120.000 tonnellate, aiutiamo a capire come fare. Io sono d'accordo. Io inizio subito a dire, guardate un po', io prendo questa bottiglia. Questo è un contenitore dove sta una bottiglia di vetro. Questa bottiglia, naturalmente, noi la dobbiamo mettere nel contenitore del vetro. Lo sapete, naturalmente dobbiamo togliere tutta questa carta. In questa bottiglia noi mettiamo nel metallo il suo cappuccio, nell'indifferenziato il suo... Ecco, abbiamo questa da abbiamo mettere metallo. Nei metalli. Metallo, metallo, vetro. Vetro, ma in più abbiamo anche la carta. Quando noi schiacciamo questo contenitore di carta, la prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo togliere questo imballaggio di plastica, poi schiacciarlo, ma forte, forte, e poi, come si suol dire, mettere nel contenitore della carta. Ma non è solo quello, sai, io pensavo, non lo so, ai pacchetti regalo, vedi quanto è bello questo qui? Noi lo scartiamo, ecco, questo è il regalo, lo tengo per me. Questa è carta
si appallottola così, anche questo, facciamo una cosa, andrà nella carta. La scatola che contiene il regalo, lo schiacciamo perché è cartone. Cos'altro possiamo mettere? Vediamo. Ah! Ma io vedo qui il panettone. No, il panettone è mio, perché io devo farvi capire che quando io apro un panettone c'ho della carta, del cartone, che metto subito nel contenitore della carta. Naturalmente, mamma mia, sta sparendo questo buon panettone. Poi abbiamo la plastica, questa naturalmente si mette nel contenitore della plastica. E infine questo lo regalo. Allora lo facciamo a metà questo panettone. Lo facciamo a metà. E allora prima di mangiarlo ricordiamo però che utilizzeremo sicuramente dei tovagliolini di carta, eccoli lì, e dei piattini. I piattini vanno opportunamente puliti con dei tovaglioli e conferiti, vedete, sono di plastica, nella plastica, così come le posate, eccole qua. I tovagliolini invece di carta che noi avremo utilizzato per pulirci o per pulire i piatti vanno messi nell'umido. Vedo qualcos'altro per l'umido, ecco qui la parte di sughero del tappo della nostra bottiglia di spumante, ancora i bicchieri di biodegradabili. Poi cos'altro abbiamo? I giocattolini, Babbo Natale. I giocattolini, certo, i giocattolini sono una fonte di ricchezza di questi nostri pensieri. Naturalmente questo è cartone, ma in più, come vedete, c'è la plastica. La plastica io la devo togliere e buttare nel contenitore della plastica. Però, bimbi, ricordatevi che io vi voglio, e bimbe, vi voglio tanto, tanto bene. E ricordate anche una cosa, avete visto, abbiamo un conferitore d'eccezione che si chiama Babbo Natale. Abbiamo i nostri contenitori tutti suddivisi ed è facilissimo perché vi abbiamo detto c'è anche il porta a porta. Abbiamo ridotto al minimo il rifiuto indifferenziato. Eccolo qui, la carta forno utilizzata per le nostre delizie natalizie. E poi i nastri, anche questi vanno nell'indifferenziato. E infine la candela, che renderà ancora più belle e ricche le tavole delle feste. Che cosa resta da dirvi? Fatevi fare una doggy bag. Ah. E così faremo felici anche i nostri amici a quattro zampe. E infine smorziamo questa candela.